Di sottobanco, siamo a casa da quando è iniziata l'emergenza. Siamo lontani, ma siamo vicini a tutti voi. Però ci chiediamo, cosa ci porterà questa esperienza? Cosa ci darà? E soprattutto, cosa faremo quando potremo uscire di nuovo? Le nostre risposte. In questo periodo di isolamento ho riscoperto la bellezza della lettura e dello stare in famiglia e credo che una volta finito andrò in vacanza presso le città italiane che non ho mai avuto modo di visitare. Ho imparato ad apprezzare il tempo speso in casa per stare con la mia famiglia, leggere ed informarmi. In questo periodo di stop forzato ho riscoperto molte cose da fare in casa. Cucinare con le mie figlie, coccolare un po' i miei gatti, leggere un buon libro. Ma soprattutto ho scoperto una nuova modalità di fare lezione, la lezione online, la lezione virtuale. Ma la scuola vera è un'altra cosa. Durante questo periodo di reclusione forzata ho riscoperto l'amore per la natura, dalle piante più piccole fino agli alberi più grandi. Questo periodo di isolamento mi ha aiutato a farmi riscoprire il valore delle piccole cose, come ad esempio leggere i libri, sperimentare nuove ricette culinarie oppure semplicemente trascorrere del tempo in famiglia. Io ho scoperto che dovremmo imparare a non dare tutto per scontato. Durante questa quarantena leggo libri, passo le giornate fuori in terrazza a prendere il sole, poi che altro faccio? Studio. Guardo la TV, guardo le serie TV, mi rilasso, dormo, quindi si sta anche alla grande. E poi faccio anche molta attività fisica, per esempio, quindi sto passando la quarantena molto bene. Io sono veramente sconvolta. Penso ai malati confinati negli ospedali lontano dai familiari. Penso a chi li sta curando, rischiando la propria vita. Ma io non penso che ci sia bisogno di un virus letale per cercare di essere persone migliori e per imparare ad amare. Questa pandemia mi lascia solo tristezza, perché ci sta solo togliendo. Io durante la quarantena ho riscoperto la mia arte culinaria. Ciao da casa mia, in quarantena come ovviamente tutte quante le altre. E non ho fatto nulla di speciale in questo periodo. È molto monotono e noioso, a parte per tutti i compiti e tutte le cose che dobbiamo fare con la scuola. E niente, ciao. Io sfrutto il tempo di questa quarantena per rilassarmi, per recuperare qualche film o dedicarmi alle attività che più mi piacciono. Stando 24 ore su 24 a casa, sto riscoprendo il valore e la bellezza dei piccoli gesti, dei piccoli momenti, ai quali magari prima non davo peso. Sto riscoprendo il valore della famiglia e sto scoprendo una passione nata per la cucina. Però non vedo l'ora di poter uscire di nuovo per rivedere le mie amiche che mi mancano un sacco. Ho scoperto il valore della rete per restare in contatto con i nostri ragazzi, il valore della parola letta o scritta e la possibilità di cominciare a fare un po' di repulisti, per dirla con Enrico Galiano, pensare cioè a ciò che è importante, lasciarsi alle spalle ciò che è inessenziale e scrollarsi di dosso dunque quei pesi che forse ci legavano più della quarantena. In questo periodo di quarantena ho riscoperto il piacere della lettura di un buon libro che da molto tempo non avevo più modo di provare, così come anche l'importanza dell'essere paziente e condiscendente al fine di rendere la convivenza con la mia famiglia possibile. Ora, avendo a disposizione molto più tempo, sto riuscendo a fare tante attività che invece prima facevo in modo superficiale.